Buon pomeriggio e benvenuti al Nello Crocetti Teatri Oggi di Casette Verdini Polmense, partita valida per la 26ª giornata di promozione Girone B. La frase "il calcio è strano" non è mai stata tanto vera quanto oggi, con il Casette che fino a 2 settimane fa era in lizza per un posto ai playoff e oggi si ritrova a dover vincere per forza nello scontro diretto con la Polmense, perché in caso di sconfitta verrebbe inghiottita nella zona playout e avrebbe 3 partite per agguantare una salvezza che sembrava certa fino a qualche giornata fa. Dall'altra parte gli uomini di mister Cardelli vengono da una vittoria convincente contro il Trodica, che potrebbe aver risvegliato tutto l'ambiente palmense e avrebbe potuto dare anche la carica per il rush finale alla ricerca di quella salvezza che la Palmense sta inseguendo ad inizio campionato. Un buon pomeriggio da Leonardo Cotognini e Francesco Benigni. Inizia ora il match con il primo pallone toccato dalla Palmense. Va a bordi al cross, questa volta Rasoterra, che arriva in area di rigore. Un livello! Prima occasione subito dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio del match, capitata sui piedi del numero 9 del Casette. Va Mauro adesso che prova a far tunnel a bordi, che però rimane lì, non si fa trarre in inganno. Rosso al cross, allora di prima delle parti di un livello che se lo divora. Ha provato la conclusione al volo, si è mangiato però un'occasionissima qui. Un livello al 22esimo, vicinissimo al gol del vantaggio il Casette. Contro due, deve appoggiarsi indietro, allora perde il pallone. Un livello per Romaschi in area di rigore, va Romaschi al cross, deviato da Silvestri che stava per trovare in inganno Ossa. Alla fine scaturisce un fallo laterale per il Casette e un livello in profondità servito, salta Silenzio, ancora un livello che va alla cross per Lami, tagliato fuori dalla traiettoria del pallone. Poi Romaschi che la ripropone al centro, Lami questa volta trova l'impatto con il pallone, non riesce però a girarla verso la porta di Osso. Va Gregonelli al cross al centro con Silvestri che prova ad allungare la traiettoria e pallone, arriva il duplice fischio a parte del direttore di gara. Finisce qui il primo tempo. Inizia ora il secondo tempo con il primo pallone toccato dal Casette Verdini. Se la prova ad alzare, ancora all'indietro, 1-2 in area di rigore, Biondi che salta benissimo qui, Menchi, ancora Biondi messa a terra e poi allontana la difesa del Casette e poi il gol, ma posizione di fuori gioco netta qui da parte di Biondi, che da 2 passi aveva convertito il tiro di Mauro in gol, ma arriva giustamente la segnalazione di fuori gioco. Primo brivido del match costruito dal Monticelli al 4° minuto del secondo tempo. E viene con la battuta, Russo al centro, Donnari che la sfiora soltanto e si divora un altro gol qui il Casette, questa volta con Donnari. Fa Russo al cross al centro, Dellone anticipato di nulla, pallone messo fuori, ancora Lami che lo raccoglie, lo smista dalle parti di Mandolesi che non va subito al cross, lo fa partire ora sul secondo palo, scavalcato Osso, pallone che rimane lì, ancora un livello, adesso tanta confusione in area piccola, messo fuori il pallone con un giocatore del Casette a terra, Russo lo ripropone al centro, un livello anticipato di un nulla da Silenzi. Va adesso Lami che la rimette al centro sul secondo palo, Telloni di testa non arriva, adesso sì, la mette al centro e non riesce poi ad andare alla conclusione, ancora Casette che insiste, Russo al cross, alla fine allontana Silenzi ma insiste la formazione di Lattanzi, Tidiane, Lami, va Lami al cross, adesso in area di rigore e Telloni in rovesciata. Ha provato l'Eurogol Telloni, non è riuscito però nelle sue intenzioni a trovare lo specchio della porta, pericolosissimo in questo frangente di secondo tempo il Casette Verdini. Adesso Rossa, Tidiane ritorna e guadagna il pallone, poi Mandolesi di testa in avanti per un livello, ancora un livello che prova la botta da fuori, pallone che si abbassa all'ultimo. Ci ha provato un livello Russo ad allargare il gioco dalle parti di bordi, fischietto in bocca, arriva il triplice fischio, finisce qui 0-0 tra Casette Verdini e Palmense, una partita che sicuramente non rimarrà negli annali di questo campionato di promozione Girone B, un punto che sicuramente serve al Casette per mantenere la distanza con la Palmense.
quindi con la zona playout un po' meno alla Palmense, che vedendo anche i risultati che sono maturati sugli altri campi adesso si trova sempre più inghiottita nella zona playout e rischia sempre di più di non riuscire a venirne fuori prima della fine del campionato, e quindi quasi che si autocondanna alla strada che porta poi ai playout certi. Il Casette Verdini che invece dice praticamente addio definitivamente, se c'era qualche possibilità residua, alla zona playoff. Adesso deve sperare di raggiungere il prima possibile l'aritmetica salvezza, che ripetiamo fino a poco fa sembrava cosa fatta e che invece, visti gli ultimi risultati, si è complicata di molto. E settimana prossima ci sarà un altro scontro diretto a Treia contro l'Aurora Treia. Si ringrazia lo studio fotografico Fotosì di Mirko Isidore di Villa Potenza, da Leonardo Cotognini e Francesco Benigni. È tutto, linea alla prossima. Salve, siamo con mister Cardelli, cosa ne pensa di questo pareggio in un campo difficile? Sì, è un buon punto contro una squadra attrezzata per altri obiettivi. È una squadra fisica e che ha anche un'ottima tecnica, quindi per noi sapevamo che era una partita difficile e l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, credo. E adesso ci sarà la pausa, e quali spunti potete prendere, su quali aspetti potete lavorare meglio per riprendere poi le partite? Ma mancando 4 partite alla fine, come obiettivo cercare di evitare i play-out, l'intensità negli allenamenti, negli scontri diretti che abbiamo da affrontare, credo che siano determinanti in questo rush finale. Salve, siamo con mister Lattanzi, abbiamo visto un Casette Verdini che ha grado delle occasioni però non è riuscito a concretizzare, cosa è mancato? Ma oggi non siamo stati molto brillanti, soprattutto negli ultimi 20 metri, perché le occasioni insomma ce le siamo create, poi le abbiamo sfruttate poco. Spesso nel primo tempo siamo stati bravi ad andare sul fondo, sia da una parte destra che sinistra, andare al cross, però poi riempivamo l'area con troppo ritardo o con pochi uomini, quindi non abbiamo capitalizzato le discretazioni che sono state fatte soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo è stato un pochino più difficile, un po' perché calate un po' di energie, un po' perché loro hanno cambiato un po', hanno difeso con più uomini e ci hanno lasciato meno spazi, quindi il secondo tempo sicuramente è stato meno bello del primo, quindi mi tengo un buon primo tempo, un secondo tempo però da rivedere, perché per vincere le partite bisogna essere capaci di dare qualcosina in più. Sapevamo che era una partita difficile, sappiamo che in questo momento le partite sono molto complicate e quindi ci vuole oggi l'impegno, sicuramente non è mancato, però credo che ci voglia qualcosa in più, come dicevo ai ragazzi in settimana, per ottenere risultati. In questo momento bisogna essere tutti molto sul pezzo, tutto molto concentrati, tutti un pochino più umili da chi sta giocando, a chi sta giocando un pochino meno, perché bisogna fare questo momento gruppo per riuscire a fare le buone prestazioni che abbiamo fatto magari nelle partite precedenti, perché oggi secondo me per lunghi tratti qualcosina ci è mancato. Diciamo che è un pareggio un po' amaro, però adesso c'è la pausa e si possono recuperare magari le energie per provare a fare qualcosa in più. Sì, no, sicuramente il risultato è positivo, quindi non è un pareggio da buttare, perché insomma non pensate insomma che affrontare squadre tipo la Palmense, anche se la affronti in casa, siano delle passeggiate, quindi sono squadre molto difficili da affrontare, quindi noi abbiamo avuto un risultato positivo che viene da due sconfitte, quindi insomma anche mentalmente i ragazzi un po' hanno giocato anche col timore, col freno a mano tirato, quindi qualche attenuante ce l'abbiamo, però niente, bisogna, questa sosta forse sì viene per noi bene, perché ci dà la possibilità di recuperare un po' di energie, purtroppo non ci dà la possibilità di recuperare qualche infortunato che sarà i box ormai fino a fine campionato, e questo sicuramente un po' ci limita, perché insomma sono ragazzi importanti che purtroppo non possono far parte dell'ultima parte del campionato. Però ripeto, la sosta ci viene bene, ci dà l'occasione di andare a lavorare, andare a migliorare sulle cose
che ho visto che oggi in modo particolare non sono andate, quindi sicuramente questi 15 giorni cercheremo di sfruttarli per far questo. Salve, siamo col presidente di Casette Verdini, come hai visto la squadra oggi? Oggi penso che ha prevalso un po' la paura di perdere da parte di tutte e due le squadre. Muovere la classifica comunque era un buon segnale, perché venivamo da due sconfitte, riprendiamo ossigeno, energie e ci buttiamo alle ultime quattro partite per fare il saldo, per cercare la salvezza il più presto possibile.